tu sei il figlio di Dio. Gesù, dopo aver predicato nella sinagoga, si rivolge agli ultimi degli ultimi, ai poveri, gli ammalati, risponde alle loro richieste, ma allo stesso tempo non si lascia intrappolare nei loro schemi e camminando di villaggio in villaggio porta il Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. La donna non conosce Gesù e non l'ha ascoltato parlare per la febbre. Sono i discepoli che la presentano a Gesù. Pregano il Signore di guarirla. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. La donna prende a servirli, sa di aver ricevuto tanto e fa della sua vita un dono. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. I malati vengono portati da Gesù che li guarisce. Accanto a chi soffre, troviamo soprattutto chi si prende cura di loro. Amici e parenti che diventano infermieri e portantini. Da molti uscivano anche demoni gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era lui il Cristo. I demoni non possono far nulla se non scappare. Essi conoscono chi hanno davanti, vengono zittiti perché nelle loro parole manca la croce. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Gesù non si lascia trattenere, non sta dove vogliamo noi. Non cerca una gloria a poco prezzo, ma va verso sempre le periferie dell'umanità. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato», e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Il Vangelo non guarda il passaporto, non sta a me decidere a chi non parlare di Cristo. Di incontro in incontro, Gesù vuole incontrare tutti. A chi oggi Cristo mi manda?